sono chiusi i festeggiamenti, diciamo, di Natale per quanto riguarda l'interno Lega, augurando a tutti buon Natale, una grande cena riuscita qui alla Serenta di Savigliano con la partecipazione di Roberto Cota, ovviamente il nostro candidato, il candidato della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali. È ora di fare un pochettino il punto su quel che è stato fatto in questo anno dalla Lega Nord. Siamo riusciti nell'arco di quest'anno a portare a casa una grande candidatura, che è quella di Gianna Gancia, una candidatura che ha raggiunto, siamo stati in grado di sostenere fortemente, portare a casa e triplicare i voti in provincia di Cuneo. Ricordiamo che le ultime elezioni provinciali siamo partiti con un 8% e con quest'ultime qui siamo arrivati quasi al 25%. Un risultato importante per un'azione politica concreta sul territorio, ed è quello che ci ha permesso, questo che ci ha permesso. Il tesseramento quest'anno è andato molto molto bene, al di sopra delle aspettative, abbiamo aperto molte sezioni, molti iscritti, pertanto tutto va bene, siamo pronti, stiamo accendendo i motori per portare Roberto Cota sul più alto scranno di Palazzo Lascaris in Regione Piemonte.